Ciao amiche e ciao amici, come far innamorare l'amante sposato? Questo video per rispondere a Giugiu che mi segue su YouTube e diciamo, e questa relazione con questo amante sposato che dopo un primo approccio di natura sessuale, diciamo così, lei vorrebbe qualcosa di più e quindi cerca di ottenere qualcosa di più. Almeno perlomeno di essere l'unica amante, perché questo amante sposato, diciamo, oltre ad essere sposato, è pure libertino da un certo punto di vista. Ora, il fatto che tu gliel'hai data, diciamo così, in pregresso, toglie un po' a tutto questo, quindi bisogna, in prima istanza, lui deve vederti quasi come se fosse una persona nuova, quindi la cosa migliore è uno stacco completo di 21 giorni per resettare il tutto, e in questi 21 giorni in cui sparisci con una scusa, eccetera, devi rinnovarti un pochettino, magari cambiare il taglio di capelli, cambiare un po' il tipo di abbigliamento, insomma, sembrare quasi una persona nuova, perché per togliere i vecchi ancoraggi, è meglio togliere i vecchi ancoraggi perché così riaccendi il desiderio di riconquistarti, è come se fossi davvero una persona nuova e lui, quindi lui sentirà molto di più lo stimolo a riconquistarti. E poi ovviamente per riconquistarti, se tu vuoi ottenere qualcosa di più, devi mettere l'esca, che in questo caso è indubbiamente un'esca di natura sessuale, ma quest'esca, diciamo così, devi modularla, per cui devi dare qualche piccolo contentino, ma senza produrre orgasmi fondamentalmente, in modo tale da fargli venire più desiderio di vederti. Però devi anche mettere dei vincoli, perché se tu non metti nessun vincolo, il vincolo può essere della semplice cena, al passare un weekend assieme, a una vacanza. Se lui non accetta questo, metti degli antagonisti che invece lo fanno. Cioè, puoi dire no, guarda, questo weekend vado con degli amici che mi hanno invitato, che ne so, al mare, piuttosto che da un'altra parte. Vado con un amico che mi ha invitato al mare e non ci sono. No, questa sera sono a cena con un amico che mi ha invitato, in modo tale che tu a lui non chiedi nulla, però fai capire che ci sono persone che comunque ti invitano al mare, che ti invitano fuori per un weekend, che ti invitano a cena, senza chiedere niente a lui. Però di fatto non gliela dai, quindi lui potrebbe intuire che agli altri la dai, mentre vai al mare, dopo cena, eccetera, eccetera. E in modo tale che piano piano, se la sua fama aumenta, sarà disposto, diciamo, a invitarti a cena o invitarti al mare o fare delle cose, diciamo, che normalmente non farebbe. E più queste cose che normalmente non farebbe, sono importanti, gli richiedono un sacrificio, se non altro per inventarsi scuse con la moglie o rinunciare a delle cose, più si coinvolge. Questa è la regola matematica, diciamo così, del coinvolgimento. Quindi, in linea di principio, puoi seguire una strategia di questo tipo. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale, avrai la possibilità di fare una domanda. Mi raccomando, la domanda va postata nei commenti e di ricevere un video di risposta. Se questo video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!